Buongiorno a tutti gli amici dei social di HT Stone. L'ospite di oggi lo presento quasi con emozione perché è un pezzo di storia del nostro settore. È Ivan Accantelli, responsabile sviluppo vendite per il Sud Europa di StayLinked. Ciao Ivan. Ciao Luca, grazie per l'opportunità. Ivan, come stai? Dove sei e come stai vivendo questa quarantena? Non mi sono quasi mai spostato, sono sempre ritornato qui sul Lago Maggiore, dove si vede dalla mia finestra il Monte Rosa. Ah, che meraviglia! Dal punto di vista business, lavoriamo molto online, diciamo al 95%. In questo momento lavoriamo molto. Ivan, con te oggi parliamo di StayLinked. StayLinked è un emulatore che tutti conosciamo bene. Ti chiedo di presentarcelo perché le sue potenzialità sono molteplici. Dopo varie esperienze in altre aziende, sono arrivato a StayLinked 5 anni fa. È un'azienda che lavora con l'emulazione dal 1991, perciò ha molta esperienza. Siamo circa una quarantina di persone, di cui il 90% sono sviluppatori, e offriamo un'esperienza specifica. Per esempio, quasi tutte le nostre persone vengono da IBM. Mi sono trovato molto a casa con queste persone che rispondono immediatamente alle necessità del cliente in modo molto professionale e veloce. Ti chiedo, Ivan, quali sono i vantaggi che si hanno scegliendo StayLinked? Prima di tutto, il software risiede su un server, sul terminale non risiede niente, è solo un piccolo software, e pertanto non abbiamo mai avuto il problema delle sessioni che si perdono, che si scollegano. Questa è una. L'altra, io posso usare qualsiasi terminale, qualsiasi sistema operativo, non perdo la licenza, la configurazione viene fatta sul server direttamente. Pertanto chiunque si collega ha sempre l'ultima versione. In più posso mandare le configurazioni, non necessita di avere un MDM. In più in aria non viaggia il Telnet, ma una nostra protocollo di sicurezza. Pertanto anche da quel punto di vista lì, molte aziende che cominciano magari con i nostri cugini, poi si trovano in difficoltà e ci chiamano, ci cercano. Siccome io ho le licenze sul server, io posso avere 1000 terminali e usarne magari solo 300 alla volta o 500 alla volta, perciò non devo comprare 1000 licenze, ma quelle che io effettivamente uso in un singolo momento. Ivan, come dicevi anche tu prima, in commercio esistono svariati emulatori AS400VT. Dal tuo discorso mi sembra di capire che StayLinked vinca sulla concorrenza proprio per i punti che mettevi in evidenza prima, quindi l'emulazione sta sul server, non sta sul terminale, il fatto che la licenza non sia del terminale ma sia del device sul server, quindi non legata fisicamente al terminale. Ne vuoi aggiungere qualcun altro? C'è qualche altro punto di forza per cui scegliere StayLinked? Non so, penso per esempio all'assistenza tecnica, in cui siete molto performanti. Sì, abbiamo vinto negli Stati Uniti per 2 anni consecutivi il premio del supporto tecnico più efficiente e migliore nel nostro settore, nel settore dell'informatica, non solo dei terminali portatili. E l'altra cosa è che il nostro Smart IE è preinstallato su tutti i nuovi terminali della Honeywell, Android, e con Zebra abbiamo solo certi terminali, abbiamo cominciato adesso. L'ultima cosetta è che adesso lanceremo un prodotto che è stato nel forno, in costruzione per quasi un anno e mezzo, e che dà delle statistiche specifiche per il magazzino usando il nostro emulatore Smart IE. Ah, fantastico. Bene, Ivan, io ti ringrazio tantissimo, è stato davvero bello averti qui con noi nelle nostre interviste. Da quanti anni lavori in questo settore, Ivan? Oh, mamma mia,
Sono tornato dall'Australia nel 1976 e ho cominciato con una società che si chiamava MSI Data, perciò sono sempre stato in questo settore. Va bene, grazie mille Ivan, grazie, ti auguro buon proseguimento di quarantena. Grazie altrettanto a voi e auguri. Grazie, ciao.